viverepesaro.it, il tuo primo quotidiano online. Sì, si tratta di un'iniziativa che ormai portiamo avanti da diversi anni, proprio durante il periodo natalizio, quindi sarà attivo dal mese di novembre fino al mese di aprile, dove in qualche modo i commercianti hanno la possibilità di offrire la sosta gratis ai loro clienti. È un'iniziativa molto importante che appunto mira a promuovere quindi l'utilizzo del centro storico come centro commerciale naturale. Già la città di Pesaro, noi ricordiamo che comunque la domenica la sosta intorno al centro storico non si paga. Durante la settimana abbiamo comunque il parcheggio San Decenzio con la navetta gratuita che porta in centro, però questa è un'ulteriore iniziativa che si va a sommare, quindi per permettere anche durante i giorni delle feste natalizie più che altro, dove la gente magari si viene verso il centro anche non solo la domenica ma più che altro anche durante la settimana, questo appunto ci permette ai negozianti di avere un'altra ulteriore modalità per attrarre persone. E, oltre a questo, oggi presentiamo anche il discorso del pagamento della sosta tramite il cellulare, che avevamo già presentato tramite iSosta, e dove fino ad ora c'era una tariffa minima per poter accedere al servizio. Diciamo che da oggi, dai prossimi giorni, meglio, sarà possibile utilizzare il sistema iSosta, quindi poter pagare la sosta con il cellulare senza avere una tariffa minima mensile, quindi senza nessun costo aggiuntivo. Questo appunto cura nell'ottica di migliorare ancora ulteriormente la sosta e ridurre i costi per le persone che devono venire verso il centro della città. Nell'ottica di in qualche modo noi la città si contraddistingue appunto per queste navette, cioè l'acquedotto e San Vincenzo, insieme alla Pesaro Parcheggi e faremo ad Adribus, faremo in modo che le persone che parcheggiano al parcheggio del Curvone, quindi che hanno praticamente un biglietto della sosta, potranno salire nella fermata che stiamo istituendo in questi giorni davanti ai Curvoni sugli autobus in maniera gratuita. Quindi diciamo che ci sarà un'ulteriore navetta che passerà, perché calcolate che davanti più o meno al Curvone passa un attimo un autobus durante la giornata tra i 10 e i 15 minuti, sarà possibile salire proprio davanti al Curvone e venire fino a un piazzale Matteotti o andare alla stazione del treno. Questo può essere importante anche per le persone che magari vogliono parcheggiare per andare a fare un viaggio o comunque per prendere il treno per star fuori dalla mattina alla sera. Già le tariffe del Curvone sono molto basse, ma sarà possibile quindi salire sull'autobus e andare alla stazione del treno senza pagare il costo dell'autobus.